speriamo di arrivare a 4-5 mila persone anche quest'anno. Fino a domenica Zero Branco celebra il radicchio rosso di Treviso nella mostra allestita nel grande stand di Via Fermi. Una annata non semplice per gli agricoltori, le gelate tardive hanno penalizzato il prodotto in termini di peso ma non di qualità. E il tardivo IGP si conferma una delle eccellenze del territorio grazie anche al lavoro delle Proloco. È un'edizione qualsiasi quella appena inaugurata, ma un traguardo raggiunto con impegno e sacrificio. 30 anni è un traguardo importante, sì, perché io mi ricordo che le prime erano difficili, adesso negli anni abbiamo trovato la struttura, e c'è tanto da lavorare, e gli agricoltori ci danno una mano, però il lavoro è duro, il radicchio è il lavoro più duro che possono avere i nostri produttori. Volevo ringraziare tutte le Proloco, a partire da quella di Zero Branco, che si sta anche certificando, oltre che sul peperone, anche sul radicchio rosso come sagra di qualità, ma per ringraziare tutto il mondo delle Proloco, perché grazie a loro noi diamo un'attrattività importante a questo territorio. Prodotti tipici che per le comunità da cui hanno origine significano anche un legame con la propria storia e la propria terra. Ho un nipotino che è nato a New York e che vive a Ginevra e che ogni inverno si aspetta che arrivi dal nostro territorio il pacco con il radicchio del nonno. Per lui quello è il collegamento con la famiglia di origine che magari non sempre ha la fortuna di vedere e di incontrare.